come essere l'allievo perfetto, diciamo. Allora, oggi non è che voglio dirvi come fare a essere l'allievo migliore, no. Voglio darvi un po' di consigli che secondo me sono utilissimi quando andiamo a prendere lezioni da qualche parte, o consigli che possono anche servirci da insegnanti per capire che cosa dobbiamo volere, tra virgolette, da un allievo, o almeno quello che di solito voglio io da un allievo, o quello che io faccio quando vado a lezione. Quindi vi dico sette cose, o otto, una non me la ricordo più, ne sono scritte sette, ma vabbè, sette cose, poi al massimo saranno otto, non lo so, ma vediamo nel corso del video, vediamo cosa mi viene in mente. Parto subito ricordandovi prima però di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, andare su messaggio in Instagram e Facebook. Numero uno, è la cosa più scontata del mondo, e cioè studiare. Però attenzione, un allievo secondo me deve studiare tanto, però non tanto di tempo, nel senso deve studiare almeno un tot di ore, deve studiare il tempo che può, ma in quel tempo cercare di impegnarsi il più possibile, perché io sinceramente da insegnante preferisco avere un allievo che magari ci mette un pochettino più di tempo ma si impegna, che vedi che arriva a lezione, che cacchio ti ha fatto gli esercizi, ma vedi che proprio ha sudato per fare quegli esercizi, anziché avere un allievo che magari è più portato e riesce abbastanza a fare gli esercizi ma fa niente a casa. Avere uno talentuoso è molto più facile, però il fatto è che andando avanti nel tempo, poi quando incominciano a diventare le cose veramente difficili, anche uno che ce l'ha deve studiare lo stesso, e se non ha studiato all'inizio, se non è abituato a studiare in un certo modo, poi dopo fa fatica. Invece quello che ha fatto fatica all'inizio, quando fa cose difficili, comunque lui è uno che studia tutte le settimane studia tanto, e quindi ha imparato come studiare, come fare a far fruttare veramente quello che studia, e lo studia nella maniera giusta. In pratica la batteria è una cosa che più la si suona più si impara, quindi anche un semplicissimo paradiddle, più lo facciamo e più lo impariamo. Non è come a scuola la lezione di storia, che se noi dobbiamo sapere una certa data, quella è la data, o la sappiamo o non la sappiamo. Nella batteria è diverso, noi dobbiamo sapere fare il paradiddle, ma più lo facciamo meglio lo sappiamo. Seconda cosa, quando siete a lezione non abbiate paura di fare domande, ma qualsiasi tipo di domande, dalle più furbe alle più stupide. Chiedete anche la cosa stupida, non preoccupatevi raga, l'insegnante è lì apposta. Mi raccomando, non tralasciate niente, non dite vabbè questo poi lo capirò, no, perché poi quando siete a casa dite cosa mi aveva detto là, non avevo capito quella cosa lì, perché non vi ricordate più nulla. Quindi se avete qualche dubbio chiedeteglielo subito, e quando andate a casa e non ricordate qualcos'altro, scrivetevi le cose che non vi ricordate, e la volta dopo che andate a lezione arrivate e gli fate le domande, così almeno gliele chiedete e vi ricordate tutto quello che dovete chiedere. Soprattutto mi collego dal 2 al 3, perché il modo che uso io spesso a lezione, che ho usato tantissimo per non dimenticarmi nulla, era quello di registrare la lezione. Se un maestro ve lo concede, registrate la lezione, video, audio, col cellulare, con quello che potete, cercate di registrare il meglio possibile. Se riuscite a registrare la video è molto meglio, perché nel momento in cui il vostro insegnante fa gli esercizi capite bene i movimenti, capite come lo fa, capite in che modo lo pensa, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente non fatelo di nascosto, chiedete prima, mi raccomando. La numero 4 e la numero 5 sono cose che ho imparato da quando insegno, però è una roba che quando insegno dà un po' fastidio, nel senso. Allora, la numero 4 è arrivate giusti a lezione. Poi ovviamente se arrivate 5 minuti in anticipo va benissimo, perché almeno siete tranquilli, però non arrivate in ritardo, ovviamente non arrivate 40 minuti in ritardo, ma non arrivate mezz'ora in anticipo, non arrivate 40 minuti in anticipo, perché se arrivate 40 minuti in anticipo il vostro insegnante non è lì che vi aspetta, non è che se avete lezione alle 2 di pomeriggio lui dalle 11 si mette lì e dice vabbè lo aspetto che magari arriva prima, no, ha altro da fare, magari è via e quindi siete incasinati. Ogni tanto mi capita di allievi che mi dicono guarda che io sono qua, sì ma la lezione ce l'abbiamo tra mezz'ora e io non sono in studio adesso, arrivo tra 20 minuti. Arrivate giusti, o comunque se arrivate in anticipo aspettate 3 minuti prima della lezione, chiamate, sono qui, sono arrivato, perfetto, e comincia la lezione. Mentre la 5, importantissimo, questa secondo me è la cosa più importante, è la cosa che dà più fastidio a un insegnante, è non suonate sopra l'insegnante, né quando parla né quando suona, perché è una roba che ragazzi vi giuro dà un fastidio nero. Noi batteristi abbiamo uno strumento che tocchiamo e suona e fa subito rumore, però fa subito tanto rumore. Quando un insegnante vi parla, se voi siete lì a suonare anche pianissimo la batteria, è una cosa che dà fastidio, non funziona né per l'insegnante perché fa fatica a spiegare, fa fatica a suonare, né per l'allievo, perché l'allievo se suona deve pensare almeno un pochettino a quello che sta facendo e a cosa sta suonando, quindi distoglie l'attenzione da quello che sta facendo l'insegnante e impara meno. Se invece noi quando andiamo a lezione stiamo fermi e concentrati a vedere cosa ci dice, cosa ci fa vedere l'insegnante, impareremo molto molto di più. Poi non arriviamo a casa dicendo che cavolo
cavolo aveva detto, non me lo ricordo. Numero 6. Quando andate a lezione non vogliate fare vedere quanto siete bravi, non vogliate far vedere quanto siete veloci, perché in generale al vostro insegnante interessa più che voi le cose le facciate bene, non veloci. E molte volte a me capita di dire a un allievo: fammi quell'esercizio lì che abbiamo fatto l'altra volta, l'avevamo fatto senza metronomo, quindi fallo alla velocità che vuoi, alla velocità che ti senti tranquillo. E questi ogni tanto partono a razzo e dopo 3 battute si fermano e quindi lo devono ricominciare. Fanno 4 battute e poi si rifermano. Questa cosa è la cosa più stupida che ci sia. Se vi dico di farlo alla velocità che volete, fatelo a una velocità comoda, così mi fate vedere che fate tutto l'esercizio attaccato, magari una pagina, una lettura ad esempio, e la fate tutta attaccata, viene perfetta e l'insegnante è felicissimo. E tu in realtà hai imparato anche di più, perché è meglio fare una pagina fatta più lenta ma tutta attaccata anziché farla a spezzettoni. Quindi comincio a suonare, poi mi fermo dopo una riga, poi ricomincio a suonare, mi fermo dopo una riga e mezza, poi lo rifaccio. Andate lenti e fate tutta la pagina. Pian pianino vedrete che facendo in questo modo la pagina la farete sempre a una velocità maggiore, ma senza partire a cannone e fermarvi di 2 secondi. 7° e ultimo consiglio, ma in realtà non è vero, perché ce n'ho uno che non mi viene più in testa quale sia, non me lo sono scritto, e vabbè, al massimo dopo che mi viene in mente vi dirò l'8°. Informati sulla musica, sui batteristi, tramite il tuo insegnante. Chiedetegli qualsiasi cosa, chiedetegli di darvi degli ascolti, di dirvi dei batteristi famosi da ascoltare, ma anche no, anche batteristi non famosi ma magari bravi che possono dare un po' di spunti, o anche non batteristi, che ne so, qualsiasi, fammi sentire un musicista bravo, fammi sentire un bassista bravo, oppure chiedetegli di farvi sentire qualcosa di un genere dove magari non siete molto ferrati, magari vi dà un disco a settimana da ascoltare, voi andate a casa, ve lo ascoltate la settimana dopo arrivate e vi dice un altro disco, così crescerà pian pianino la vostra cultura musicale. Quindi ragazzi, il video direi che può finire qua. L'8° non me lo sono ricordato, ma appena mi verrà in mente vi giuro che ve lo dico su Instagram, vi faccio una storia e vi dico: l'8° era questo, finalmente me lo sono ricordato. Quindi questo è un motivo in più per seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!